Mercoledì 29 i sindacati incontreranno la ministra Lucia Azzolina. All'ordine del giorno ci sarà il problema dei concorsi, sia quelli straordinari sia quelli ordinari. I concorsi, come si sa, sono quattro: un ordinario per infanzia e primaria, uno per secondaria di primo e secondo grado, uno straordinario per la secondaria e un altro ancora per la religione cattolica. I precari, soprattutto quelli storici, non sono affatto soddisfatti delle procedure previste perché avrebbero voluto che si iniziasse prima di tutto con concorsi riservati per assumere le decine di migliaia di docenti che da anni aspettano un posto in ruolo. Sarà interessante vedere, però, se nel corso dell'incontro si parlerà anche di un problema che resta spesso sotto traccia ma che, se non risolto, rischia di rendere molto difficoltoso lo svolgimento. Di tutti i concorsi. Ci riferiamo alla questione dei compensi per i commissari, che già in passato ha reso difficile la formazione delle commissioni stesse, compensi modesti, anzi modestissimi, senza considerare che con le attuali regole di contabilità le spese di viaggio possono essere rimborsate, ma solo se riguardano l'uso di mezzi pubblici. Attualmente per il Presidente è previsto un gettone di circa 500 euro, per i commissari si scende a poco più di 400, ma c'è un bonus di 1 euro per ogni candidato esaminato. Ogni commissione, però, può esaminare al massimo 500 candidati. Insomma, a conti fatti, si parla di un migliaio di euro lordi al massimo per un impegno non indifferente in termini di tempo e particolarmente gravoso dal punto di vista delle responsabilità, anche perché ormai ricorsi e denunce sono all'ordine del giorno e basta sbagliare a mettere una firma per trovarsi invischiati in procedimenti penali di cui non si può mai conoscere la conclusione. Già nel precedente incontro, con la Ministra, la Gilda degli Insegnanti aveva avanzato la richiesta di rivedere i compensi e soprattutto di prevedere l'esonero dal servizio per presidenti e commissari. Ma per questo sarebbe necessaria una bella somma, che la Gilda quantifica in un centinaio di milioni. Per una modifica così significativa delle regole sarebbe però necessario un provvedimento avente valore di legge e quindi i tempi si allungherebbero. Tempi lunghi che nessuno vuole, perché il rischio di iniziare il prossimo anno scolastico con più di 150.000 cattedre scoperte sta diventando sempre più reale del tema continueremo ad occuparci, seguiteci quindi su questo canale e soprattutto nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it, leggeteci, scriveteci, mandateci le vostre osservazioni e i vostri commenti, ne daremo conto come sempre.